si ricongiunge con le masse di Giorgio e mettono insieme all'incirca un paio di migliaia di uomini, male armati, male equipaggiati e quant'altro. Occupano senza colpo ferire Carsoni, qualche tempo dopo occupano anche Tagliacozzo, c'è un breve scaramuccia, però i piemontesi e il maggiore Ferrero sono costretti a ritirarsi perché erano in inferiorità numerica. Dopodiché, dopo un certo periodo di stasi, si decide di attaccare, di conquistare Sculco alla Marsicana, dove c'era un presidio piemontese, un esiguo presidio piemontese. Qui le versioni sono controverse, perché mentre Luera, che nel frattempo era andato a Roma per cercare di prendere delle armi degli italiani, la sua masnada, il suo motore, Giorgi, che evidentemente aveva voglia di mettersi in mostra, attacca Sculcola diciamo disattendendo un po' gli ordini di Luera, che gli aveva detto di stare calmo a Tagliacozzo. Fatto sta che Giorgi attacca Sculcola, il presidio piemontese se ne dà gambe perché non aveva la possibilità di contrastare, e quindi Giorgi a partita vinta, almeno al momento. Siamo il 22 di gennaio. Però compie Giorgio un errore madornale, che è quello di disperdere troppo i suoi 800 uomini, che si disperdono un po' per tutto il paese, credendo ormai di avere partita vinta. Nel frattempo però erano arrivati rinforzi piemontesi, sia a Sora ma anche a Mezzano. Qui comandava il culto, la zona militare, era il famigerato Quintini, che è un colonnello piemontese, era già stato famoso, diciamo, oggi si direbbe assurdo agli onori della cronaca, e uso un linguaggio giornalistico, perché era stato quello che si era reso responsabile a Castellammare del Golfo in Sicilia dell'eccidio, quel famoso eccidio dove viene a morire in circostanze ancora poco chiare la famosa Angelina Romana di soli 8 anni. Quindi Quintini era un osso duro, come si può facilmente comprendere. I rinforzi vengono, quindi attaccano in massa il contingente borbonico o insorgenti borbonici a Sculcola, e c'è una rotta perché i borbonici non riescono a resistere. Chi dà un pessimo esempio è proprio Giorgi, che è il primo a scappare a Tagliacozzo. Fatto sta che i piemontesi riconquistano e riconquista lo Sculcola con un personaggio anch'egli molto 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 discutibile, che è il maggiore Delitalà. Questo signore è uno che qualche tempo dopo che si è consumato l'eccidio addirittura darà ordine di togliere il battaglio dalla campagna, perché aveva paura che suonando le campane a stormo i contadini potessero radunarsi e quindi dare manforte alla massa insorgente. Quindi stiamo parlando di un personaggio del genere. Qualche giorno prima, intanto, a Collarmele, che è una località non molto distante da qui, un altro ufficiale piemontese aveva fucilato in piazza 5 prigionieri borbonici per dare l'esempio. Quindi erano questi i metodi che imperavano ancora in quel periodo. Hanno fatto scuola. E poi chiedevo anche perché erano questi metodi. Fatto sta che De Rita mai mette un ordine del giorno durissimo, dicendo agli abitanti di Sculcola: guardate che se non consegnate gli insorgenti borbonici sarete voi i primi ad essere fucilati. E quindi a quel punto i poveri abitanti di Sculcola non potettero fare altro che disimpegnarsi. Vennero catturati questi insorgenti borbonici, qualcuno dice 366, qualcuno dice 272, i numeri sono sempre molto ballerini in questa vicenda. Fatto sta che gran parte di questi vengono rinchiusi nella cappella delle anime sante, e vengono rinchiusi a ragione d'un'unzio nella cappella delle anime sante perché era quella che stava proprio sulla strada e serviva da ricovero per i pellegrini, per i viandanti, era l'ospizium latino, no? Non nel senso dell'ospedale, ma di dare ospitalità al viandante. Questo accade il 22, intanto il 22 già erano cominciati, sia pure
proditoriamente qualche esecuzione, però è il 23 il giorno primo dove si concretizza la mattanza. Vengono tratti fuori dalla chiesa dei reati pesanti, vengono messi di fronte al muro e a plotoni, piccoli plotoni, vengono passati per le armi, vengono fucilati. Non c'era stato nessun processo, caro Don Nunzio, anche sommario, vengono fucilati così, ex abrupto. Perché però? Perché il generale Della Rocca, che era quello che comandava le truppe piemontesi, l'Italia meridionale, qualche giorno prima, 10-15 giorni prima, e questi sono documenti, chi volesse può andare nello Stato Maggiore dell'Archivio dello Stato Maggiore dell'Esercito a Roma, da cui ha attinto queste notizie, aveva emesso delle circolari durissime in cui diceva: non si perda tempo a fare prigionieri. Quindi anche chi durante la battaglia alza le mani deve essere fucilato sul posto. Poi chiunque volesse avere delle citazioni, però la collocazione di questi documenti, così può rendersi conto di persona di quello che sto dicendo. Era evidente che di fronte a questi diktat non si potesse far altro che passare alla fucilazione, e furono fucilati fino a mezzogiorno, quando Quintini da sola dice: basta, sono sufficienti, fermatevi con le fucilazioni. Peraltro erano stati fucilati forse 57, qualcuno, Gattinara dice 89, il Desivo, che è uno storico borbonico però abbastanza obiettivo, parla di 117, quindi il numero francamente non lo riusciremo forse mai a scoprire con circostanza, in maniera circostanziata. I pochi nomi che abbiamo sono quelli di Pescorocchiano, qualcun altro che ho rintracciato nei libri mortuori, però siamo ancora in maniera percentuale molto bassa. Per i poveretti però la disavventura non finisce qui, perché quei cadaveri erano così tanti che non si sapeva come fare per seppellirli. Innanzitutto, in primo momento si pensa di seppellirli in una località che sulle fonti dei documenti chiamano Chiusa di Vedovi. Io non so se ancora ci sta da queste parti questo topolino. Cominciano a scavare, però trovano l'acqua e quindi non possono più seppellire questi poveretti. Allora che cosa pensano? Geniale idea: bruciamo i cadaveri qui nell'argario antistante alla chiesetta di Ani Pesano. Iniziano effettivamente a bruciare i cadaveri di questi poveretti, però il fedore è talmente tale che improvvisamente c'è una rivoluzione popolare e devono smettere. Allora che cosa succede? Si recano in una zona montagnosa incontrata a piedi monte e lì scavano una fossa comune e finalmente questi poveretti trovano riposo. Prima di concludere voglio raccontare un episodio che è strettamente connesso a queste città ed è, caro Nunzio, un tuo confratello, e si chiamava Don Gennaro Ossi. Don Gennaro Ossi è uno di quelli che viene trucidato dai piemontesi. Stiamo parlando 22 e 23 gennaio 1861. Faccio sommessamente notare che l'unità d'Italia verrà proclamata il 17 marzo 1861. I parametri temporali sono importanti. Don Gennaro Ossi era il cappellano della Banda Giorgi. Era un sacerdote che si era aggiunto alla Banda Giorgi, era accorpato alla Banda Giorgi, e essendo un sacerdote faceva svolgeva il suo ministero sacerdotale nell'ambito della Banda, quindi era il cappellano della Banda. Viene, prima di essere fucilato, viene torturato perché lo volevano costringere a rivelare cose di cui egli non era neanche a conoscenza. Ma sapete perché viene torturato? Perché era un sacerdote. Perché questi signori piemontesi, che qualcuno chiama invasori, ed io non mi sento di dire che è una brutta parola, perché questi erano fortemente laici, erano fortemente anticlericali. C'è un bellissimo libro di Angela Pellicciani
che invito tutti a leggere, che si chiama Risorgimento anticattolico. Perché noi, caro Don Duzio, ci dimentichiamo che il Risorgimento è stato profondamente anticattolico. Se noi pensiamo che Giuseppe Garibaldi chiamava Pio IX un metro cubo di letame, penso che abbiamo detto gran parte di questo. Ritornando a Don Gennaro Orsi, e mi avvio alla conclusione, viene torturato e i torturatori non riescono a capire il perché della sua fermezza d'animo, nonostante che venga torturato. Tant'è vero che dice, ma tu perché hai questa forza interiore? Perché resisti a tutte queste torture? Perché non ti lasci andare? Allora un soldato piemontese è un lampo di genio. Ho capito che cos'è. È il crocifisso che Don Gennaro aveva sul petto. E sapete che cosa fanno questi signori, questi fratelli, che a noi chiamavano africani con due F? Sapete che cosa fanno? Gli strappano il crocifisso, lo calpestano con i piedi. Ecco la ragione della tua forza morale. Per cui adesso sei diventato più vulnerabile. E sapete come finisce Don Gennaro Orsi? Che viene finito a colpi di baionette, legato a un albero e finito a colpi di baionette. Ecco, tra quei morti che il sindaco dell'amministrazione comunale di Scurcola Marsicana oggi ha ricordato, come qualche altra amministrazione ricordò precedentemente con una lapide che c'era e che poi non è stata più affissa dopo il restauro della cappella, c'era anche Don Gennaro Orsi. Quindi ecco perché io, caro Signore, dico che oggi è una manifestazione, è un evento storico. Ma non perché per la prima volta Scurcola si sia ricordato questa vicenda, ma perché oggi, con i mezzi che abbiamo oggi e con i mezzi di diffusione, anche con i social, è veramente un evento storico. E ripeto, finalmente qualcuno si è ricordato di quei poveretti e si è ricordato anche di questo sacerdote che pagò con la sua vita sia il poter essere fedele ad una causa, che era la causa del suo legittimo re, ma anche e soprattutto la fedeltà ad un signore molto più grande che stava lassù. Vi ringrazio per la cortese attenzione. Grazie.